Non ci vedi. Gli anni più belli. Gli anni più belli è stato un film molto importante. Abbiamo provato in qualche modo a ripercorrere, insomma, la sfida dell'età, della giovinezza. Siamo partiti che nel film c'erano i giovani bellissimi protagonisti che avevano dai 16 ai 20 anni, poi a un certo punto arrivavamo noi, 40, 50 anni, e dovevamo essere quella cosa lì, quel mondo lì, quindi è stata una sfida per tutti noi, non è stata semplice, ma anche perché loro hanno lavorato anche con gli effetti speciali e piano piano, insomma, abbiamo portato, insomma, credo, bene il termine questo lavoro. Non era semplice portare, a mio avviso, la giovinezza, perché la giovinezza, quella fame di vita, si vede dentro lo sguardo e il tempo che passa nello sguardo si legge, quindi quella era la grande sfida, tenere questo battito accelerato, questa bulimia di vita, questo sentirsi invincibile, che è un po' onnipotente, che fa la giovinezza, ecco, quella è veramente difficile. Cioè, arrivavo a casa con gli occhi storti, proprio, altrimenti dicevo, sì, lanciafiamme, giovane, 20, è difficilissimo dentro tenere questa cosa. Hai detto una cosa molto intelligente, in realtà, che poi quella specie di vitalità, di quando uno ha 20 anni, al di là dell'aspetto fisico, della mancanza di rughe, è negli occhi. È impossibile. Però ci siete riusciti. Ci siamo riusciti. Ci sono state anche 3-4 ore di trucco in testa. No, cioè, un aiuto ci vuole davvero, davvero serio. Ci siamo riusciti, poi degli attori veramente dei fuori classe, eccezionali, come Kim, Santa Maria, insomma. Sono stati veramente bravi. Senti, Gianni Meglio è un regista che ama molto gli attori, dà proprio quella impressione che, no, di amarli, di sentirli come durante la lavorazione, nelle settimane, diventano la sua famiglia. Questa è la sensazione, lo conosco bene, non sono mai stato sul set, però una sensazione da spettatore. Gianni Meglio. Allora, quando mi ha chiamata non ci credevo, so, questo è uno scherzo, me l'avranno fatto, perché ho detto, ma ti pare io, tutta quella ragazza lì che stava nell'armadio, che faccio? Mi chiama Gianni Amelio, ma com'è possibile? No, ma non è possibile, chiamai Francesca Archibugi, mi fa, e invece no, vedrai che sarà un'accoppiata, bella, ti troverai benissimo con Gianni. Gianni, mi sono sentita proprio avvolta da lui, a parte che subivo il fascino, perché quando parla, ogni parola che dice, una parola giusta, non dice mai una cosa a caso, un'ironia, così sottile, ironico, simpatico, è un maestro, un grande maestro, mi ha dato moltissimi anche lui consigli preziosi che ho portato in quel film, dove veramente, a pensarci, il film magari è molto doloroso. La tenerezza, stiamo parlando, dove c'era appunto Renato Carpentieri, Giovanna Mazzogiorno, ruoli, personaggi pazzeschi. Cioè, il film ha fatto anche molto, un sacco di emozioni. Che ti arriva una telefonata di Gianni Meglio, tu sei convinta che sia uno scherzo e pensi ancora alla bambina. No, guarda, quel giorno fu, ho detto, ma perché l'ho incontrato, abbiamo fatto l'incontro, come... ciao Gianni, mi ha detto, piacerebbe tanto proporti questo personaggio, ho detto, magari, e poi non ho sentito più, ho detto, no, scherzo, no? Invece mi ha chiamato, tipo, dopo un po' mi ha detto, guarda, vieni a fare la tenerezza, ho detto, oh! E sono entrata nel mondo di Gianni Amelio, e questo è stato un altro regalo importante, certo. Un grande maestro.